Ben trovati, ben ritrovati per il gusto relativo edito da Mandolino Design. Che cosa degustiamo oggi? Oggi degustiamo ed andiamo a fare l'analisi di un vino di un'azienda che abbiamo già recensito per tre vini, se non sbaglio, o due, che è Usillan del Vescovo. Che cosa recensiamo? Assaggiamo, meglio dire, degustare, non è un prodotto elettronico o altro genere di prodotto, diciamo, con un piacere passivo, ecco, diciamo, questo è un piacere attivo, una goduria attiva. Degustiamo il Grullaio, che è questo vino qui, di, per l'appunto, Usillan del Vescovo, un vino travasato in una bellissima borgognotta. Come al solito Usillan del Vescovo ci ha ormai abituato ad avere una particolare attenzione anche dal punto di vista del packaging e delle etichette. Questa è una di quelle etichette di cui vi parlavamo all'inizio di una delle nostre prime degustazioni, video degustazioni di Usillan del Vescovo, per Usillan del Vescovo. Etichette prodotte dall'azienda di AI Design, appartenente alla stessa holding di Usillan del Vescovo, bla bla bla. In tutti i modi, ancora una volta, riconfermiamo i nostri complimenti all'azienda AI Design, che ha sviluppato queste etichette, nello specifico questa e quella del Ginestraio, che ci sono piaciute alla grande. Bene, degustiamo Usillan del Vescovo, il Grullaio di Usillan del Vescovo, e prima di andare a degustare, ovviamente, descriviamo che cosa contiene questa bottiglia. Il Grullaio, allora, io mi aiuto con il PC oggi, non abbiamo il nostro pad, ma abbiamo il nostro PC. Questo vino qui proviene innanzitutto da due vigneti, ci dice il produttore, il cui nome è Ricavo e la Cipressa. Il blend Cabernet Sauvignon dell'Oe Sangiovese, quindi siamo, diciamo, all'interno di un blend, chiamiamolo ibrido se vogliamo, qualcosa che è nato proprio in Toscana, perché fa uso di vitigni di vitigni internazionali quali il Merlot e il Cabernet, costruendoci sopra un mantello abbastanza pesante, che è quello del Sangiovese. Quindi un blend, diciamo, tutto particolare, nato, se vogliamo, qui in Toscana, caratteristico di molti vini della Toscana che non rientrano nei vari disciplinari dei vari consorzi toscani. Quindi Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese. Suolo sabbioso 85%, con presenza di argilla 10% e limo 5%. Di colore chiaro e profondo. Esposizione del terreno sud e sud-ovest, densità di impianto 5.000 piante per ettaro, sistema di allevamento cordone speronato impalcato ad 80 cm, produzione per ettaro 70 quintali. Vinificazione, le uve vengono raccolte a mano dopo un'accurata cernita di raspate, pigiate e diraspate e pigiate ovviamente. Segue la macerazione di 12-15 giorni a seconda dell'annata, con frequenti rimontaggi ad una temperatura di 25 gradi centigradi. La fermentazione malolattica avviene in serbatoi di cemento. Il vino affina in acciaio per 6 mesi, l'imbottigliamento avviene in aprile-maggio per preservare la freschezza del vino, segue un affinamento di 3 mesi in bottiglia. Bottiglie prodotte 30.000 per vendemmia. Questo è quello che andremo a degustare oggi. Molto semplice, un prodotto diciamo particolare, particolarmente diffuso, ecco, in Toscana, non nello specifico ovviamente il Grullaio, dicevo il blend, un blend nato per l'appunto in Toscana, ed è quello che presenta il Ginestraio è un altro, il Grullaio di Usillan del Vescovo. Come sempre noi vi ricordiamo che quello che facciamo è andare a scalare, a salire le scale del nostro palazzo di 10 piani insieme a voi. Noi saremo i vostri accompagnatori fino alla fine della prima rampa di scale, dopodiché la restante parte del palazzo dovrete
attraversarla da soli, e quindi significa poter avere modo di apprezzare, degustare il vino senza l'ausilio e senza, diciamo, distrazioni più o meno tecniche, ma semplicemente andarlo a degustare, ad apprezzare con un buon piatto di ciò che preferite generalmente, ma poi di quello che è meglio abbinabile o che meglio si abbina al vino che state andando a bere. Procedo alla stappatura con il cavatappi regalatoci da Ausilian del Vescovo. Vediamo subito una fattura del sughero, diciamo la qualità del sughero. Innanzitutto andiamo a molto interessante, vedete, ora ve lo racconto, a volte non vado mai con uno schema ben preciso, a volte lo dico prima, a volte dopo. Oggi voglio raccontarvelo subito il sughero, anche perché rischio di dimenticare ciò che devo dire. Anzitutto potrete, non so se potete vederlo, il colore è un colore molto vivace, scuro, che però sicuramente ci mette di fronte ad un vino che probabilmente sarà un bel rubino dalla tinta violacea, ecco, dalle sfumature violacee, e il sughero ci dice molto da questo punto di vista. Un'altra cosa molto importante che il sughero può dirci a questo livello qui è ovviamente legata all'odore all'odore del sughero, per l'appunto. E il sughero ci mette di fronte, porta al naso un odore veramente molto morbido, che ricorda a tratti quello della cioccolata. Lo risento ancora e mi riconferma questa caratteristica veramente molto molto gradevole al naso. D'altra parte, l'odore della cioccolata, sfido a trovare gente a cui non piace l'odore della cioccolata, ecco, del cacao in generale più che la cioccolata, ecco, diciamo così. E allora che cosa sì è veramente l'odore della cioccolata, ricorda molto l'odore della cioccolata. Peraltro posso anche dire che la qualità del sughero mi sembra di buonissima qualità, forse non il top del top. Non so se che tipo di sughero è, se è un sughero sardo, un spagnolo, sicuramente un ottimo sughero. Bene, passiamo al vino. Pulisco nel frattempo la bottiglia da eventuali residui di sughero e andiamo per l'appunto ora a degustare il vino, ciò che ci interessa da parte. Bene, ora potete subito notare, non lo so se lo notate, ma io sicuramente l'ho già notato, l'ho già visto. Sposto poco a poco il vino sulla destra per far spazio al bicchiere, che sarà, diciamo, il nostro protagonista di questi ultimi 10 minuti, e si può notare ciò che si era individuato dall'apertura del sughero. Vino sicuramente molto anzitutto trasparente, privo di impurità, quindi limpido, di un colore non eccessivamente brillante, però questa tinta violacea richiama un po' la brillantezza del colore, ovviamente. In tutti i modi si presenta con un manto rubino tendente molto molto al violaceo. Questo è quello che racconta, perlomeno dal punto di vista visivo. Quindi la nostra analisi visiva è bella, insomma, messa sul piatto, già completata, abbiamo detto trasparente, limpido, color rubino dalle tinte violacee. Ora passiamo all'analisi olfattiva e vediamo che cosa ci dice. Ok. Allora, facciamolo un altro po' aprire il vino, perché mi sembra piuttosto chiuso ancora, anche se, come diciamo sempre, molto 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 caratteristico ed interessante, ve lo garantiamo, assaggiare i vini, anche i vini molto molto vecchi,
assaggiarli subito, metterli nel bicchiere e sentire subito i profumi che rilascia la bottiglia, perché quelli sono comunque profumi contenuti dentro la bottiglia. Perché farli scappare? Perché lasciarli all'aria e non gradirli noi? Dopodiché ovviamente il vino va fatto riposare e va apprezzato a lungo termine, ecco, cioè tutta la bottiglia, dall'inizio alla fine. Però all'inizio è veramente caratteristico andare a catturare quelli che sono gli odori sprigionati subito al momento dell'apertura. Veramente molto interessante, perlomeno a noi piace molto fare questo. Allora, dicevamo, eccolo qui, si sta un po' aprendo, non molto. Anzitutto raccontiamo cosa, dal punto di vista un po' più legato ai parametri morbidi, duri, che cosa viene fuori. Si può sicuramente sentire l'alcol al naso. Il sostegno di alcol su questo vino è un sostegno sicuro, ecco, diciamo così. Non dà l'impressione di essere eccessivamente alcolico, infatti il naso non si satura molto di alcol e le inspirazioni che si possono fare all'interno del bicchiere possono anche essere un pochettino più lunghe del solito, proprio perché l'alcolicità si sente subito, direi, ma non è così, diciamo, dirompente, ecco. Dopodiché, quello che viene fuori è una caratteristica sapida del vino, quindi ci siamo spostati, ecco, abbiamo parlato dell'alcolicità, la parte morbida, ora siamo andati sul sapido, parti dure, ovviamente, e conferma anche una lievissima caratteristica, diciamo, una più che caratteristica, lievissima presenza di quantità zuccherina. Sì, diciamo che si mischia, ecco, con l'alcol. È più o meno percettibile, ecco, forse non eccessivamente, però si sente abbastanza, perché, ecco, si diceva prima, parlo un altro po' perché lo faccio riposare, voglio farlo riposare un altro po' perché secondo me può aprirsi ancora questo vino. Dicevo dello zucchero, il fatto che sia non troppo sostenuto dall'alcolicità, ripeto, si sente ma non è eccessivamente sostenuta, tira fuori anche l'altra parte morbida, cioè questa, diciamo, la parte legata ad un residuo fisso, ecco, diciamo così, non di acidi ma residuo fisso, parlo a livello di zuccheri, di glicerina, di per l'appunto anche l'alcol, se vogliamo, non di residuo fisso, però fa parte di quegli odori pesanti, ecco, quegli odori che anche una lievissima virgola sostengono il vino in maniera decisa. Comunque, al naso si può sentire sicuramente una nota di tostatura, ecco, per passare alle famiglie, una buona nota tostata che ricorda l'arachide, ecco, l'arachide è molto 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 caratteristico di questo vino, posso dire, lo ricorda veramente molto bene, e poi direi una lievissima nota erbacea che racchiude un po' sia la presenza del Cabernet che del Merlot. Qui il peperone non è molto non si sente molto, però se proprio andiamo a fondo nell'analisi olfattiva di questo vino si può sentire, ecco, mischiato con altre erbe che non mi sembra, insomma, siano, ecco, sì, non ho praticamente altro da dire dal punto di vista olfattivo, se non che
tutto questo insieme, l'odore di erba, erbaceo caratteristico del Merlot e in parte anche del Cabernet, scusate, insieme a questa alcolicità abbastanza sostenuta fa nascere, ecco, crea questa caratteristica balsamica di questo vino che è molto gradevole. Quello che mi piace molto di questo vino è che si sente molto questa nota tostata che ricorda l'arachide. Passo ora all'analisi gustativa. Sì, bene, allora in bocca che cosa ci dice? Allora, qui in bocca si è un po' spostato, ha fatto un po' un'altalena, direi, perché in bocca la parte acida è veramente presente. Qui, diciamo, l'alcol è quasi tirato via, esce quasi dal gioco, ecco, dalla partita. In partita però ci entra l'acidità bella, insomma, presente, si sente in bocca che è un vino veramente con un'acidità abbastanza sostenuta, non eccessiva, però la si sente veramente bene in bocca. La sapidità, ritorna la sapidità di questo vino e la si può sentire abbastanza sui lati della lingua. E viene confermata questa caratteristica di, io dico arachide perché mi ricorda un po' una nocciolina che non sia troppo tostata, ecco, non una nocciola tostata, la quale, diciamo, ha molto della tostatura nel proprio gusto. Ricorda piuttosto qualcosa di un po' più leggero, di meno tostato, come l'arachide. Peraltro, con questa presenza di sapidità in bocca, ecco, rende tutto un po' più chiaro. Ma la cosa caratteristica è proprio questo cambiamento dal naso alla bocca, che ha spostato da una parte l'alcolicità, quindi l'ha fatta uscire dalla nostra partita, dal nostro campo da gioco, e è stata per l'appunto sostituita dall'acidità. Procedo ad un altro assaggio, come al solito. Bene, confermo quello che ho detto. Ve lo confermo anche dal punto di vista del sentore erbaceo. In bocca viene fuori ancora meglio. Vengono fuori erbe amare che si fanno sentire, si fanno gradire, ecco, molto gradevoli, accompagnate con questa percezione, questa caratteristica acida, rendono il vino molto interessante, lo rendono caratteristico, lo rendono molto diverso da come si era percepito al naso e lo rendono sicuramente un vino con il quale poterci pasteggiare tranquillamente e amabilmente. Rimangono gli abbinamenti, io penso che con questo vino si possa abbinare tranquillamente un piatto a base di carne bianca e anche con un contorno di verdure. E la caratteristica acida, direi, anche con qualcosa di più sostenuto. Penso di aver detto tutto, vi dico che questo vino è in media, la Bordolese la potete acquistare a in media 14 euro la bottiglia, e ho finito, vi posso salutare, un saluto a tutti da Tiziano per il gusto relativo. Viva il vino!